Buona giornata e bentornati e benvenuti nel podcast di Stefano Falotico. Stefano Falotico è un poeta, un romanziere, autore fra l'altro di numerosi saggi monografici su attori e registi. Oggi vogliamo spostare la nostra e la vostra attenzione su una bella opera, un libro uscito qualche mese fa, si chiama Il Cavaliere di Alcatraz, ovviamente di Stefano Falotico. Di seguito ascolteremo un bellissimo book trailer che vi presenterà meglio quello che è la quintessenza di questa opera. Vi ricordo che tutti i libri di Stefano Falotico li potrete trovare, vedere, gustare anche nei suoi book trailer proprio nel suo sito internet che si chiama stefanofalotico.com. Vi ricordo che tutti i suoi libri sono disponibili in ebook e cartaceo su youcanprint.it e ovviamente nei migliori digital store. Ascoltiamoci questo book trailer sul Cavaliere di Alcatraz, anticipato da una breve presentazione proprio dalla voce di Stefano Falotico. Il Cavaliere di Alcatraz. Ebbene, ciao Antonio, ancora complimenti perché dai voce a noi anime sensibili e creative e lo fai in maniera sobria e vellutata, sì. Oggi voglio parlarti di questo libro, appunto Il Cavaliere di Alcatraz, che è l'inizio di una saga che ha avuto tanti capitoli e forse in futuro proseguirà. Il protagonista di questa storia si chiama Clint ed è ispirato, intagliato, costruito su Eastwood, Clint Eastwood. Sì, proprio lui, perché è moralmente incorruttibile, crede nella giustizia e il titolo di questa mia opera richiama naturalmente un suo celeberrimo film, Fuga da Alcatraz, con lui, regista, attore, indomito. Quest'uomo, nel mio romanzo, che è strano, fantasioso, delirante, onirico, finisce nella prigione più dura della faccia della Terra. Non sappiamo perché, ma dovrà escogitare un piano di fuga, al che istituisce una congrega di fedelissimi. Ma cos'è una congrega? Secondo la Treccani è un'adunanza di persone che si riuniscono per un fine determinato, per lo più non buono. Diciamo che invece nel mio libro il fine è positivo, ecco. Una congrega di mascalzoni. Più che mascalzoni nel mio libro sono delle persone un po' perse, diciamo così, di politicanti, no, di intrallazzatori, sì, di cospiratori per un fine giusto, una confraternita religiosa che crede in un Dio che restituisca i torti e dia speranza, che forgi nella salvezza di anime torturate e probabilmente punite oltre le loro reali colpe. Insomma, leggetelo. Non so voi, ma a me questa presentazione di Stefano mi ha incuriosito molto. Io direi di ascoltarci il suo book trailer per entrare in questa atmosfera, quella di Alcatraz, un luogo perduto, dimenticato, ma che sicuramente il nostro Stefano ci farà capire meglio nella sua essenza. Cavaliere di Alcatraz. Un romanzo fascinoso, un viaggio notturno dentro la prigionia delle anime punite, forse per l'eternità, oscurate fra le sbarre indissolubili d'una tenebra nerissima. Fra scoppi di larità sdrammatizzante, potenti indelebili schizzi di rabbia inascoltata, queste voci del silenzio si mescoleranno all'urlo tonante dell'umiliata libertà. Violati nei cuori, privati d'ogni speranza e redenzione, sono soltanto sporchi, agonizzanti, carcerati, crocifissi in attesa della morte. Fantasmi walking,
fra livide tetre albe rubate e opacizzate, hanno perduto oramai anche la voglia di un ultimo futile sogno. Dal nulla, come per magia, entrerà però in scena un cavaliere ignoto, un romantico intrepido, lucente Revenant. Clint, in questa prigione maledetta dal dio delle carneficine. Clint, l'ermetico principe incarnato a nobiltà morale. Clint che lustrerà i dolori, innalzandoli a giustizia apocalittica. Ribelli per vocazione, alieni nelle stelle. Questo è Stefano Falotico, questo è il Cavaliere di Alcatraz. Io spero che, come è avvenuto già in altri casi nel leggere i suoi libri, di una seduzione, direi unica, io userei questo termine, seduzione, perché sono in grado di sedurre davvero questi libri e ovviamente attrarre fatalmente, imprigionare il lettore in un mondo particolare, quello del Cavaliere di Alcatraz, sicuramente molto particolare. Beh, io vi invito a leggere questo libro, che vi ricordo, come vi avevo già anticipato, disponibili su ebook cartaceo sul sito di youcanprint.it e ovviamente nei migliori digital store. Beh, io spero che questo viaggio breve ma intenso vi abbia fatto capire quello che è il talento di questo autore, di questo scrittore che risponde alla figura di Stefano Falotico. Un saluto a Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori di oggi e ovviamente vi aspettiamo per il prossimo viaggio.